Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Vito Cinniti. Le opinioni di Vito Cinniti. Pronto, Vito? Pronto? Pronto, caro Cinniti? Sento le voci. Sì, si annoi, Vito. Sento voce provenire. Vito, basta con sta farsa che lei è un santone, per favore. Lei non è salva Vito, se ne renda conto. Oggi sono ancora collegato con voi oggi. Sì, sì, vediamo. Perché tenterò un esperimentamento di parlare coi morti. Oddio, no. Anche lei. Io vi dimostrerò. Questa era l'anima. Certo. Io vi dimostreremo. No, vi dimostrerò. Sono io, parlo in terza. Come Carmelo, sì. Che sono io? Vito, so, Cinniti. Hai visto che mi conosci? Sì. Dai, Vito, su. Parlerò con i morti e vi dimostrerò. Sì. Che cadendo nello stato di massima fattura, sì, sarò in transi che ci parlo con l'esperente. Lei può parlare con mia nonna che è venuta a mancare qualche anno fa? Ora io mi metto questa sacra cannuccia nella nasca. Oh, ma ancora, sempre lo stesso vizio. Spirerò tanta concentrazione quando mi farò le pere, poi basta, Vito. Spirerò con tanta concentrazione per diventare un vegetariano. No, un veggente. Che parla con la morte. No, sì, con le verdure. Attenzione. Sì. Atmosfera. Sì. Lei sta pippando, Vito. Che fa, ruggisce? Magari non ha mai concito con un attimo, aspetta. No. No. Vito. Basta. Bene, adesso? Sento. Cosa? Sente. Sono quasi morto anch'io. Anche troppo. Hai ceduto. Sento lo sminchiamento che mi porta allo stato di stupefacenza. Sì, lei. Lo vediamo, Vito. Lei ha pippato. Oh, sento i morti. Vito. Chi sei? Si rende conto che è una manfrina squallida. Stata zitto. Senti, sì, che parla con il morto. Chi sei? Chi è? Ma cos'è, Vito, sta roba, Vito? Sei Elvis. Ma che cazzo? Ma è un disco, Vito. Dimmi, Dio del cock. Non del rock. È rollo. È, sì, rock e roll. Che cosa ti distrugge? Abbassa la musica, Pavlo. Cosa ti distrugge la minchia? No. Cosa ti ha fatto tornare da qua a là e là e qua a là a là? Là a là, che certo. Vuoi la lacca per il ciuffo? Ma che domanda è? Elvis. Sì. Ah! Dimmi, vuoi darmi il numero all'otto? Ma Vito, per favore! Se ne andà. Ma sarà finita la cassetta, Vito. Veramente ho finito la cara, caspita. No. Chi vede adesso? Adesso lo sento! Chi è? Chi? E lui è Drupi! Ma Drupi è vivo, Vito! Ah sì! Sì! Minchia! Cosa? E adesso? Non lo so! Drupi, cosa vuoi da me? Ma niente, è vivo. Sì, Vito, ma è vivo, Drupi. Come è vivo? È vivo, Drupi. Magari è morto nella notte e non lo sa. Ma no, no, mettiamo scorno, povero Drupi. Adesso sento che lo stato di trance, sì, si sta scimmiando. Sì. Devo farmi un altro colpetto di ricarica. Ma basta, Vito. Perché ho le ricariche diverse a seconda di quanto tempo voglio stare in collegamento con i cadaveri. Certo. C'ho le cariche da 50 e da 100. Che cazzo è la scheda telefonica? A seconda della conversazione. Certo. Perché certo, l'aldilà viene calcolata come interurbana. Ah, in teleselezione. Come faccio quella grazia? Anzi, mi faccio quella grassa che parlo con Tutankhamon. Vito! Minchia, occupato! Pronto, signore? Chi è lei? Sono Vito. C'è Pavato! Io mi chiamo Abate, ma mi chiamo Traiomotolo. E a Pavato non c'è! Chi sei, la famiglia Abate? Ma lei è Cucec? A Pavato, Cieco! No, 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 se mi chiamiamo Abate! A Pavato! Abate! A Pavato! Abate! A Pavato! Abate! A Pavato! Ehi, Roma, ma lei è Cucec?